La città di Pescara si candida ufficialmente a capitale della cultura e del libro nel 2026. Lo hanno annunciato il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e il presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri nel corso dell'evento dell'ultima giornata del Fortunato Festival d'Annunziano. Sì, noi crediamo che ci siano tutte le condizioni, perché innanzitutto questa è la città di D'Annunzio e di Flaiano. È la città che ha vicinissimo Francavilla con il Cenacolo Michettiano. Si stanno realizzando e si sono realizzati grandi spazi culturali. Pensiamo alle ultime attività della Fondazione Pescara Abruzzo e alla prossima inaugurazione del Museo dell'Ottocento. E vi è una grande partecipazione popolare che può muovere anche tante attenzioni economiche. E quindi siamo convinti che sia giusto provare a costruire il cantiere per giungere alla candidatura di Pescara quale capitale della cultura 2026. Chiaramente inizia un percorso, ci vorrà, oltre che l'aiuto della regione, quello dell'amministrazione comunale. Il sindaco di Pescara mi è sembrato fosse d'accordo e volenteroso. Riteniamo che il Festival d'Annunziano, come il Premio Flaiano, come il Pescara Jazz, come le tante manifestazioni culturali che hanno una storicità nella nostra città, possano essere la spinta per convincerci della bontà di questo progetto. A chi spetta la decisione ultima? La decisione ultima spetta allo Stato, voglio dire al Governo. Un bilancio del Festival d'Annunziano? Beh, io non sono mai buon giudice delle mie cose, quindi il bilancio lo lascio a voi. Posso dire che abbiamo dato tutto quello che avevamo, si sente anche dalla voce per la quale mi scuso. Se dovessi solo valutare la partecipazione di pubblico, chiaramente non vi è stata una serata che non fosse piena. Ci dispiace se tanti non hanno potuto partecipare, ma ovviamente gli spazi che la città aveva a disposizione erano questi e con il contingentamento Covid non si poteva andare oltre. Come concludere se non con un io ho quel che ho donato magari? Beh, noi speriamo di avere tante donazioni da donare al Comune di Pescara per la nostra pineta. Aspettiamo gli ultimi accrediti in settimana e poi renderemo pubblico anche il trasferimento di queste risorse. Voglio ringraziare i tanti pescaresi, meno male il 50-60% di coloro che hanno partecipato agli eventi, che hanno voluto anche donare poco o molto, comunque donare qualcosa per la pineta.